Nel 2006 sì, è stata una stagione difficile, perché dopo aver vinto un po' di campionati di fila, e nel 2006 ho cominciato ad avere un po' di problemi fin dall'inizio della stagione, quindi sono arrivato al Mugello con molto svantaggio, con meno 43, che già è quasi finita, diciamo. Però sai, la stagione è lunga, quindi ci provi. Quell'anno abbiamo fatto delle battaglie con Capirossi che sono state veramente all'ultimo sangue, perché io sulla Yamaha con le Michelin e lui sulla Ducati con le Bridgestone, alla fine se facevi una linea e facevi un calcolo, il numero veniva lo stesso. Quindi ce la siamo giocata proprio all'ultimo sangue, sia lì che a Sepang. Mi ricordo che abbiamo fatto 2-3 lotte molto belle. Mugello 2006 me la ricordo bene, perché l'ultimo giro non me lo ricordo, nel senso che siamo arrivati appaiati alla prima frenata e poi non lo so cosa è successo. Cioè, l'ho dovuto riguardare dopo, perché è stato talmente tosto la lotta all'ultimo sangue che non devo avere più respirato, e quindi sono arrivato sul traguardo davanti, però non ho capito bene come ho fatto e quindi era stata una grande emozione. Poi sul podio con Capirossi era stato bello, perché comunque eravamo molto avversari, ma avevamo anche un buon rapporto.
Il 2007 è stata una stagione molto difficile, perché dalle 1000 siamo passati all'800 e la Yamaha non andava, non siamo mai riusciti a metterla a posto bene, aveva un motore molto scorbutico, abbastanza lento, quindi avevamo avuto un po' di problemi. Era stato l'anno di Stoner con la Ducati e le Bridgestone, che era veramente andato fortissimo. Gli ero stato lì fino a metà stagione, ma poi dopo lui aveva preso il largo. E siamo arrivati alle Estoril. L'Estoril era una gara importante, perché io avevo le Michelin e Estoril sapevo che era una pista dove con le Michelin si poteva vincere, dove avevamo un piccolo vantaggio di gomme sulla Bridgestone, e sapevo che probabilmente era l'ultima da lì alla fine della stagione, quindi è stata una gara importante. E infatti è andata così: noi con le Michelin eravamo un po' più veloci, quindi abbiamo lottato un po' con Stoner, ma poi siamo andati via io e Pedrosa. Però fortunatamente quell'anno anche la Honda non è che era così performante, quindi ce la siamo giocata io e lui, ma alla fine sono riuscito a batterlo. Anche l'Estoril è una pista molto bella, difficile, e molto stretta, molto tortuosa, quindi riuscire a vincere lì era sempre molto difficile. Io ero molto scettico al passaggio alle quattro tempi, perché tutti i piloti erano innamorati delle 500 due tempi, che erano delle moto fantastiche. La più grande differenza della quattro tempi è che la moto era molto più facile da guidare rispetto alla 500 due tempi, perché il motore due tempi ha un'erogazione molto aggressiva. Invece il motore quattro tempi è più un motore quasi da strada, diciamo, quindi il controllo del gas è più facile. Quelli della Honda ci hanno messo poco a sviluppare una moto più performante della due
due tempi. E quindi non ci sono stati più dubbi, anche perché la Honda aveva fatto questa 5 cilindri che io ho usato nel 2002 e nel 2003, che era una moto veramente fantastica, una delle migliori moto della storia, credo. Assen nasce come un circuito cittadino, come le piste degli anni 50-60, diciamo. Una strada molto stretta, pochi cordoli a destra e a sinistra, molto veloce e poi fatta tutta a schiena d'asino e tante curve cieche. Dovevi spesso andare molto forte, ma a guidare a memoria, diciamo. Poi secondo me la particolarità di Assen è che non vai mai dritto, anche nel rettilineo sei sempre un po' piegato a destra o a sinistra, ecco, quindi non hai neanche un attimo di pausa. La gara del 2002 era particolare perché insieme a noi con le quattro tempi c'erano anche qualcuno con le due tempi, no? Quindi era una griglia mista, e proprio a Assen c'era Barros che correva con la 500 due tempi, che a Assen lui la guidava fortissimo, quindi abbiamo lottato fino alla fine, ma poi alla fine sono riuscito a batterlo.
La Ducati sotto la pioggia andava molto bene, e quindi tipo la mattina io mi svegliavo e andavo subito a vedere se si pioveva, e Le Mans fortunatamente quella mattina ha piovuto, anche perché Le Mans è un posto dove il tempo spesso fa le bizze, no? Quindi gara bagnata, e sai che hai la possibilità di fare un podio, che è un podio che non dico che ti può salvare la stagione, però comunque ti dà un po' di respiro contro tutte le critiche, contro tutti quelli che ti dicono che basta, che sei troppo vecchio, che sei finito, che devi stare a casa. Quindi grande motivazione. Poi era stata una gara bella, perché purtroppo Lorenzo era andato via subito e quindi non l'abbiamo più visto, ma abbiamo lottato molto, ho lottato molto con Stoner proprio all'ultimo giro, che l'ho superato nella prima chicane e sono riuscito ad andargli un po' via, quindi era stata una bella soddisfazione. Fare il sorpasso all'ultima curva è la cosa più emozionante, ecco. Ma però è stato bello per come è arrivato, perché nel 2009 è arrivato anche Lorenzo e lui aveva già fatto vedere che poteva essere un avversario molto difficile da battere. Il problema era che andavamo veramente uguali, quindi cioè lui ha provato ad andare davanti, ha provato ad andare via, ma non ce l'ha fatta. Allora poi ci ho provato io, ho fatto la stessa cosa, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta neanch'io, quindi siamo arrivati alla fine. Diciamo che la lotta è iniziata al penultimo giro e da lì ci siamo sorpassati 5-6 volte. Storicamente a Barcellona si può superare fino alla staccata della curva 9, quindi io sapevo di dover attaccare lì. Nell'ultimo giro Lorenzo la 8 l'ha fatta veramente molto forte, è riuscito a uscire, a sfruttare tutti gli ultimi centimetri del cordolo, quindi è riuscito a darmi un pelo. Siamo arrivati alla 9, lui ha protetto la traiettoria all'interno e io non ho avuto possibilità di sorpassarlo. Non mi volevo arrendere, però ho detto adesso è veramente dura. La differenza è stata che io ci ho ancora creduto e invece Lorenzo ha creduto di aver già vinto, e nelle ultime due curve non ha fatto niente per chiudermi la porta, ha cercato solo di fare le due curve più veloci possibili, perché pensava che un sorpasso lì fosse impossibile. Invece io nell'ultima mi sono buttato dentro, è stato un sorpasso veramente al limite, però dovevo provarci. Immagino che Lorenzo ci sia rimasto male perché non se l'aspettava, ecco, e quindi è stato ancora più bello, e anche quel sorpasso lì è stato secondo me non fondamentale come Laguna Seca, però molto importante per vincere il campionato del 2009, ecco. We'll be right back.
il 2000 è stato come avere un sogno da bambino avverato. Io sono stato molto molto fortunato perché sono stato uno degli ultimi a correre con le 500 due tempi, e la 500 era veramente una moto da matti, avevi un rapporto peso potenza molto superiore al cavallo per chilo ed erano delle moto veramente furiose da guidare e che riuscivi a portare al limite solo delle volte. Donington era una delle mie piste preferite, questo pezzo in discesa velocissimo e che sembrava di essere un po' in un parco, no? Perché intorno c'era tutto il verde, era molto bello. Non è stata una gara bagnata al 100% perché ha smesso di piovere e poi piano piano si è cominciato ad asciugare, ed è una delle condizioni più difficili perché tu hai la moto settata da bagnato con le gomme rain e però la pista piano piano si sta asciugando, quindi devi cercare di andare sempre un po' di più ma senza esagerare perché sennò poi le gomme si bruciano. Sono riuscito a rimontare, sono arrivato in questo gruppo dove c'era McWilliams che con la Aprilia 500, che era il suo gran premio di casa, quindi era super gasato, e Roberts che era uno sempre molto veloce sul bagnato. Però mi ricordo che alla fine, gli ultimi giri, sono riuscito a batterli perché andavo un po' di più, quindi sono riuscito a sorpassarli, a dargli quel pelo. Vincere la prima gara della 500 all'anno d'esordio era stato un grande traguardo, poi vincerla sul bagnato l'aveva resa ancora più particolare, ancora più speciale. Io ero contentissimo di avere un'altra possibilità, non era così scontato. O sarei riuscito a tornare sulla mia M1, oppure probabilmente avrei smesso di correre. E quindi mi dispiaceva moltissimo finire la mia carriera così, male, no? Con dei risultati deludenti. Quindi quando nel 2012
cominciata a crescere la possibilità e la speranza di tornare sulla Yamaha, ero contentissimo e non vedevo l'ora di provarla. Quando vieni da due anni così difficili, così duri, perdi tanto del feeling e comunque degli automatismi che ti servono per vincere le gare. E quindi il 2013 è stato un anno nettamente più positivo, però era stato un anno difficile. Tante volte nei due anni prima avevo pensato di non riuscire più a vincere una gara, non riprovare mai quella sensazione di passare il traguardo per primo con la MotoGP. Quindi quando ci sono riuscito a Assen è stato bello, e farlo a Assen, che è una pista speciale per me, è stato ancora più bello. E poi comunque è stata una gara molto battagliata anche con le Honda e con Lorenzo, con Crutchlow, Pedrosa, Marquez. Penso che è stata la volta che è passato più tempo dalla vittoria prima, perché la vittoria prima era stata Sepang del 2010 e lì eravamo a Assen del 2013, quindi era passata una vita, non mi ricordavo più neanche com'era, ecco. Il 2001 è stata una delle stagioni migliori della mia carriera, secondo me. Siamo arrivati a Phillip Island, che è una delle piste più belle, come ambientazione probabilmente la più bella, perché è l'unica dove si vede il mare. Potevo fare ottavo, credo, per vincere, perché avevo un buon vantaggio, però c'era il problema della lotta con Biaggi, nel senso che la lotta con Biaggi è stata sempre molto acerrima. Però lì a Phillip Island l'anno prima lui mi aveva battuto all'ultimo giro e aveva vinto, e quindi avevo deciso che dovevo ricambiargli il favore.
mi ricordo che gli ultimi giri sono stati bellissimi perché lui era riuscito ad andare un pelo via, aveva preso un secondino, ma io piano piano sono riuscito ad andarlo a prendere e l'ho preso proprio nell'ultima staccata possibile per il sorpasso, quindi avevo deciso di provarci ed è stato uno dei sorpassi più belli della mia carriera, perché si veniva da questa curva lunga a sinistra che scollina, quindi è cieca, diciamo. L'abbiamo fatta uno attaccato all'altro e in staccata sono riuscito a superarlo. Poi lui mi ha preso la scia e siamo proprio passati sul traguardo uno di fianco all'altro e ho vinto per un pelo, ecco, però è stato quello che era quello che serviva, ecco. Nel 2008 sono cambiate tante cose e intanto la Yamaha si era impegnata molto e la moto del 2008 andava forte e poi eravamo finalmente passati anche noi alle Bridgestone e quindi ce la potevamo giocare di più con Stoner, che comunque era l'uomo da battere, era comunque il campione del mondo. Laguna Seca è una pista dove Stoner è sempre andato fortissimo, bisognava fare qualcosa di speciale per riuscirlo a battere, però non sapevo bene cosa. Laguna Seca praticamente c'ha tutta una prima parte che sale e si arriva sul cucuzzolo della montagna che è il cavatappi, e poi dal cavatappi si ricomincia a scendere. Lì Stoner era veramente forte, io sapevo che se avesse fatto anche solo un giro davanti mi avrebbe distanziato, ecco. Quindi quando siamo arrivati su al cavatappi e lui ha provato a superarmi, io sapevo di non poterlo farlo passare a tutti i costi, e quindi lui ha staccato già molto, molto più in giù, io ho provato a staccare ancora più giù di lui, quindi siamo arrivati tutti e due troppo forte, però comunque sono riuscito a rimanergli davanti ed è stato molto importante. Era ancora il quinto giro e ne mancavano tipo 25 e già io ero finito, non sapevo come fare da lì alla fine, però fortunatamente ce l'ho fatta e in gara ero comunque abbastanza veloce e quindi è stata una gara molto importante, perché per Stoner quella sconfitta lì è stata difficile da accettare. Penso che il mondiale del 2008 l'ho vinto lì quel giorno a Laguna Seca, anche se mancavano ancora 7-8 gare.
Il 2014 è stata una stagione molto positiva, dall'inizio sono subito stato più veloce e sono riuscito a lottare più o meno tutte le domeniche per il podio. Però c'era stato lo strapotere di Marquez, lo strapotere della Honda nelle prime gare, e quindi io ero andato forte, avevo fatto tante belle gare ma non ero mai riuscito a fregarlo. Quindi siamo arrivati a Misano, e quale posto migliore per farlo? È stato un gran weekend dalle prove, mi ricordo che partivo in prima fila ma come passo ero quello che ne aveva di più, e così è stato. Bella lotta fin dall'inizio, poi però sono riuscito ad andare davanti. Mentre stavo spingendo forte, mi ricordo dentro il casco di avere sentito un boato, non proprio un boato chiaro, però è successo qualcosa. Eravamo appena passati davanti alla mia tribuna, e c'ero davanti io e dietro c'era Marquez, e quindi ho fatto 1+1. Io sono in piedi, quindi è caduto lui. Sarebbe comunque stato difficile batterlo, però purtroppo ha sbagliato, e quindi dopo me la sono dovuta vedere solo con Lorenzo. Però quel giorno lì ero un po' più veloce io, e quindi non è riuscito più a venirmi a prendere. Ritornare sul gradino più alto in Italia dopo 5 anni è stata una grande soddisfazione, e mi ha dato tanta motivazione e tanta forza di credere di riuscire a lottare per vincere proprio il campionato, ecco. Quindi è stata una vittoria importante. Non mi trovavo molto bene con nel team della Honda. Alla fine del 2003 ho deciso di lasciare la Honda e di passare alla Yamaha, che era una scelta da matti, perché la Honda era chiaramente la moto migliore, e invece negli ultimi anni la Yamaha aveva fatto dei risultati abbastanza deludenti, soprattutto con la M1. Welcome 2004 credo che sia la gara migliore della mia carriera, sicuramente la gara più importante. Aveva tutto, cioè se uno avesse scritto la storia non avrebbe cambiato niente, perché per prima cosa me la sono giocata fino all'ultimo giro con Biaggi sulla Honda, che invece fino a lì ero io sulla Honda e lui sulla Yamaha. Sulla carta ero in una situazione di svantaggio tecnico, diciamo.
però la posta in palio era talmente grande che è stato un weekend speciale. Quando guidavo era come se ero dentro una bolla, no? Cioè qualunque cosa facevo veniva e sono stato sempre davanti. Poi domenica mattina nel warm up invece ero andato piuttosto male, avevo fatto tipo il nono tempo e quindi sono partito per la gara con questo piccolo dubbio che la magia fosse finita proprio sul più bello. Invece non è stato così e in gara sono andato molto forte. Il giorno prima, non mi ricordo quando, ho detto se vinco mi fermo lì, perché era un posto dove non c'era nessuno e allora era bello avere un momento da solo con la mia moto, no? E quindi così è stato e l'immagine che bacio la moto è diventata storica. Arrivare a Welcome e riuscire a vincere la prima, quindi back to back da Yamaha Honda, è stata una cosa veramente, veramente speciale. Alright guys, thank you for watching this race and thank you for your support. Please leave a like and comment on the video and yeah, subscribe to our channel, check out the playlist, random video and Patreon page. So that's it and bye bye.